c'è un'idea che la Meloni possa votare con l'appoggio esterno? Allora, decidere la Meloni. La Meloni è una persona a cui più si dice cosa deve fare, come tante persone giustamente, meno lo fanno. Anche a me capita quando mi dicono devi fare così, devi fare così. È abbastanza chiaro cosa è utile alla Meloni, all'Italia e all'Europa in questo momento, quindi è inutile dover dire deve fare questo, deve fare quello. La Meloni è una donna intelligente, guida il governo, rappresenta l'Italia, insomma sa benissimo cosa è opportuno fare. Noi ci auguriamo che l'Italia esca bene dal negoziato sulla Commissione. Forza Italia PPE sta svolgendo un ruolo decisivo, perché Tajani, per prestigio, peso che ha in Europa, vicepresidente del PPE, già commissario e presidente del Parlamento europeo, sta contribuendo a far sì che l'Italia abbia riconoscimento che merita. Deve essere presente nella Commissione, questo è evidente, insomma, però il problema è vedere con quali ruoli. Quant'è il minimo, il ruolo che vi aspettate? Noi ci aspettiamo un portafoglio economico con un peso reale. Gentiloni ebbe un portafoglio economico, non ha contato niente, quindi il PD che tanto parla in Europa fa da soprammobile, e noi vogliamo anche che ci sia una svolta verso politiche più orientate alla crescita, alla tutela dell'industria, alla tutela del mercato europeo rispetto alla concorrenza sleale, fermo restando gli obiettivi di miglioramento dell'ambiente, la lotta all'inquinamento. Però basta con l'agenda Timmermans, con l'agenda Greta, questo anche il PPE lo ha detto con chiarezza, e Forza Italia. Quindi vediamo la discussione. Con il no di left, diciamo che si apre un po' questa, può aprire verso. Sono Marco che cose. Sia left, penso sia sinistra, perché so l'inglese poco, ma non so chi siano, cioè vagano nello spazio. Chi sarebbe left? È un gruppo di cui fa parte anche una parte degli italiani, insomma, che poteva far parte. Ma faccia un 5 nome. Stelle, parte di AQS. L'Europa c'ha 12 stelle nella bandiera, le 5 sono una cosa superata. Si conflitto? Olin confitto a quel punto come Olin. Commissario si va dritti confitto dritto. Come nome. Ma sarebbe un ottimo nome, perché serve un politico, serve uno di esperienza. Poi Fitto ha una lunga storia, presidente di regione, ministro, parlamentare italiano europeo, e poi un moderato, insomma, diciamo, siccome tutti fanno l'analisi del sangue, io conosco Raffaele da bambino, sono ancora giovane, è persona dal punto di vista politico molto baricentrico. Vediamo quello che sarà. Sarebbe adatto perché conosce già i meccanismi. Quello non è un posto che vai per imparare, quello è un posto dove devi essere già, passatemi la parola poco italiana, già imparato. Lo dico sapendo che non è una parola, diciamo, della grammatica corretta. Fitto che controlla quello che ha fatto Fitto da ministro per il PNRR, ma che magari vuol dire, questo. No, Fitto non so che portafoglio potrebbe avere, se sarà. Serve gente esperta. C'è presente 5 Stelle, tutto il contrario.